Polemiche sullo stadio di Carrara. Per il Movimento 5 Stelle la colpa è della precedente amministratore. Zubani replica. Alberghiero arriva una delegazione nazionale da Roma. Il sopralluogo è promosso dalla deputata Martina Nardi. L'assessora all'istruzione di massa, Nadia Marnica, ha i microfoni di Antenna 3 per illustrare i progetti futuri. Rifiuti mercatali. ASMIU al mercato settimanale per sensibilizzare gli ambulanti sulla tematica. Io non rischio. Arriva a massa la campagna nazionale per le buone pratiche di protezione civile. Grande successo per la Quintana Cibea, la rievocazione storica della giostra cavallesca al Parco degli Ulivi. Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento dell'informazione di Antenna 3. L'amministratore 5 Stelle di Carrara, per le condizioni di inagibilità in cui versa lo stadio comunale, punta il dito sulle precedenti gestioni. Questo è il frutto di una direzione votata all'aggiramento delle normative e abilissima a nascondere i problemi a suon di deroghe, dichiarano i 5 Stelle. Tutti i particolari nel primo servizio di Benedetta del Padrone. La delicata situazione in cui versa lo stadio comunale di Carrara, dichiarato inagibile lo scorso 19 settembre, per l'attuale amministrazione 5 Stelle è il risultato di una gestione pluriennale votata all'aggiramento delle normative e abile a nascondere i problemi a suon di deroghe. I 5 Stelle, infatti, scorrendo a ritroso la storia dello stadio attraverso le carte, evidenziano come dal 2005 al 2015, dunque per 10 anni, le norme di legge siano state, a detta loro, aggirate, anche negli aspetti più direttamente collegati alla sicurezza degli spettatori. L'elenco delle difformità rilevate nel 2005 fino a questi giorni è paragonabile per entità e contenuti a quello dell'ultima commissione di pubblico spettacolo, dichiara l'attuale amministrazione, denunciando come nei 10 anni successivi al verbale citato poche opere siano state fatte e non tali da sanare la lunga lista di difformità segnalate. Insomma, una situazione maltrattata, detta di 5 Stelle, che denunciano come a discapito della vasta lista di problematiche legate alla sicurezza, l'intervento in passato più importante sia stato quello per il rifacimento del manto erboso, con la stesura di una copertura in sintetico di ultima generazione. Un restyling realizzato dalla società di allora, la Carrarese Calcio SRL, che si accollò un mutuo da 1 milione di euro ottenendo il via libera dell'amministrazione. Nemmeno un centesimo fu speso per gli adeguamenti necessari alla sicurezza, ma fu invece approvato con una delibera di giunta del 2014 la modifica richiesta dalla Carrarese Calcio, stabilendo che quel debito a 1 milione di euro sarebbe stato ripagato dai cittadini, puntualizzano i 5 Stelle, ironizzando su come la precedente amministrazione abbia preferito un'operazione di abbellimento alla realizzazione di opera a tutela della sicurezza dei cittadini. Alle accuse mosse dall'attuale amministratore 5 Stelle di Carrara verso il loro predecessore sulle condizioni di inagibilità in cui riversa lo stadio di Carrara, non tarda ad arrivare la difesa dell'ex sindaco Angelo Zubani. Ascoltiamo nel servizio. La vicenda dello stadio conferma l'incapacità di questa amministrazione di assumersi qualsiasi tipo di responsabilità politica e amministrativa. Queste sono le parole di Angelo Zubani, l'ex sindaco di Carrara, di fronte alle accuse mosse in questi giorni dall'attuale amministrazione 5 Stelle sulla questione stadio, ha rivendicato come dal 2015 in poi la struttura avesse ottenuto la piena agibilità, tanto da aver ospitato tutte le partite del campionato 2017-2018. Angelo Zubani ha sottolineato come le tanto menzionate deroghe fossero state firmate solo dopo essere state preventivamente trasmesse a tutti gli organi competenti e aver valutato che non sussistessero rischi. Sempre l'ex primo cittadino non manca poi di mettere puntini sulle i sul denunciato investimento da 1 milione di euro per il rifacimento del manto erboso. A detta di Zubani era una necessità stringente. È bizzarro che oggi si critichi il comune per essere subentrato alla società carrarese nel pagamento del mutuo quando i consiglieri, oggi amministratori, al momento del voto si astennero. Inoltre l'ex sindaco di Carrara sottolinea come l'investimento dell'amministrazione abbia consentito un risparmio rispetto ai tassi iniziali del mutuo e abbia messo fine alla convenzione in atto con la società. L'ex primo cittadino di Carrara accusa ora l'attuale amministrazione di inerzia e sottolinea come sapessero già da settembre 2017 il dover intervenire sulla messa a norma dello stadio. Ormai il danno d'immagine è enorme.
Ora indispensabile attivarsi per poter procedere in tempi brevi alla riapertura, ponendo fine alle ingiuste e costose trasferte degli sportivi verso altre città, ha concluso l'ex sindaco di Carrara, Angelo Zubani. Sempre parlando dello stadio di Carrara, questa mattina il sindaco Francesco De Pasquale e l'assessore ai lavori pubblici Andrea Raggi hanno ricevuto una piccola delegazione dei tifosi della Carrarese per un aggiornamento sulla situazione. Il primo cittadino ha ribadito che gli interventi per adempiere alle difformità sono ormai completi e il campo dunque sarà presto disponibile alla squadra. Intanto l'amministrazione, in collaborazione con la società, sta lavorando per riuscire a consentire l'apertura di almeno una parte dello stadio anche al pubblico. La speranza infatti è di riuscire ad aprire per domenica 14 ottobre un paio di settori dell'impianto per consentire a un numero contato di spettatori sotto le 2000 unità di assistere alla partita. E adesso torniamo a parlare dell'alberghiero di Massa. La deputata Martina Nardi del PD fa sapere che una delegazione nazionale arriverà a Massa per un sopralluogo con la dirigenza scolastica e la provincia. Abbiamo delle idee, aggiunge la Nardi, per reperire finanziamenti utili alla riapertura della scuola. Tutti i dettagli da Elisabetta Guenzi. Una delegazione nazionale pronta ad un sopralluogo all'Istituto Alberghiero Minuto di Massa per vedere da vicino le condizioni della scuola alberghiera e incontrare la dirigenza scolastica e la provincia di Massa Carrara per discutere e trovare insieme soluzioni alternative e finanziamenti aggiuntivi che permettano la riapertura dell'istituto. A darne notizie la deputata del PD Martina Nardi, che da Roma sta organizzando l'incontro con i vertici del territorio e con la dirigenza scolastica. C'è la possibilità di reperire qualche finanziamento in più per salvare la nostra scuola alberghiera, dichiara la Nardi. Se fossimo stati al governo sarebbe stato più facile, aggiunge, ma la deputata fa sapere che ci sono strade che possono essere ancora battute. Porterò una delegazione nazionale sul territorio, spiega Nardi, perché si renda conto di quanto sta accadendo, del disagio e del pericolo che corre il nostro diritto all'istruzione. Nei giorni scorsi un'interrogazione parlamentare è già stata depositata dall'onorevole Nardi, di cui adesso si attende risposta del ministro all'istruzione. Intanto la delegazione incontrerà tutti i soggetti interessati all'alberghiero minuto e insieme, continua la deputata, cercheremo di trovare soluzioni fattibili per accelerare i lavori, finanziare un nuovo progetto e, conclude, riportare gli alunni in classe il prima possibile. Il nuovo anno scolastico è appena iniziato e l'assessora all'istruzione del Comune di Massa, Nadia Marnica, ci illustra i progetti per il futuro, partendo dalla soddisfazione per la riapertura dell'asilo nido Arcobaleno di Via Durati. L'assessore si è poi soffermato anche sulla gestione del personale all'interno dell'ente comunale. Sentiamo nell'intervista. Assolutamente sì, anche perché i genitori erano preoccupati, pensavano che fosse una nuova promessa vana. In realtà siamo molto soddisfatti, lo sono stati anche i genitori, anche il personale tutto, perché avevamo detto che per l'8 avremmo riaperto e ci siamo riusciti. Devo dire con la collaborazione di tutti, gli uffici, le educatrici che sono state splendide nel preparare i bimbi, gli uffici tecnici che hanno lavorato veramente alacremente. E quindi insomma diciamo che siamo molto soddisfatti di questo risultato. Abbiamo dato ai genitori e ai bimbi una bellissima scuola in sicurezza, soprattutto in pieno centro, direi che possiamo essere soddisfatti. E poi recentemente avevate fatto degli interventi anche nella scuola di Viale Stazione. Sì, bisogna partire a fare degli interventi per la messa a norma, per togliere barriere architettoniche, per mettere in sicurezza alcune situazioni. Siamo partiti quest'anno con Massa 2, è stato un bel impegno economico e abbiamo fatto lo scivolo per i disabili, perché l'accesso lì era veramente difficoltoso. Abbiamo eliminato alcune piante che erano pericolanti e abbiamo risistemato il tetto della scuola dell'infanzia, che purtroppo aveva delle infiltrazioni. Quindi insomma un bel lavoro. Avete in programma altri interventi negli edifici scolastici? Andranno controllati tutti, perché purtroppo ci sono molte criticità. Vanno tutti messi in sicurezza con la normativa dell'antincendio,
Per il momento l'unico edificio che ha questa certificazione è l'Alfieri Bertagnini, perché stiamo procedendo un edificio alla volta. Cambiamo argomento, invece, per quanto riguarda la gestione del personale. La gestione del personale, abbiamo finalmente dal 10 di settembre, lo sapete, il nuovo segretario generale e stiamo lavorando con lui per la riorganizzazione degli uffici, sia dal punto di vista logistico che anche dal punto di vista delle professionalità, e il segretario sta lavorando anche con i dirigenti per le nuove previsioni di fabbisogno. La situazione del personale è questa: ci sono nel comune di Massa molte professionalità che però sono messe poco in evidenza. Quindi il lavoro che faremo in sinergia col segretario sarà proprio di riorganizzare per riposizionare queste professionalità che possano lavorare al meglio. Il dottor Corrado Panesi, commercialista, è il nuovo amministratore delegato della società Master. Lo ha nominato il sindaco Francesco Persiani con un decreto numero 104 dell'8 ottobre, pubblicato oggi all'albo pretorio del comune di Massa. Al bando, scaduto il 21 settembre scorso, erano pervenute 24 candidature. Esaminati i vari curricula, il sindaco ha ritenuto che il dottor Panesi avesse tutti i requisiti previsti e le competenze idonee a ricoprire il ruolo di amministratore unico della società Master. A Corrado Panesi gli auguri di un buon lavoro. Parliamo di rifiuti mercatali. Sulla questione è intervenuta ASMIO, che questa mattina si è recata al mercato settimanale per sensibilizzare gli ambulanti. Sul tema il nuovo motto, precisa l'amministratore Porzano, è «Cercate di lasciare questo mondo un po' migliore di quanto lo avete trovato». Cercate di lasciare questo mondo un po' migliore di quanto non lo avete trovato. È il nuovo motto di ASMIO che questa mattina si è recata al mercato settimanale del comune di Massa per sensibilizzare gli ambulanti sulla corretta raccolta dei rifiuti mercatali. In tal senso, ricorda Lorenzo Porzano, amministratore di ASMIO, esiste un'ordinanza comunale che precisa la giusta condotta e la gestione dei rifiuti mercatali. E stiamo facendo oggi una campagna pubblicitaria, non pubblicitaria, di sensibilizzazione. È meglio dire, qua gli ambulanti del Banco del Mercato, perché il martedì mattina, il martedì alle 2 quando finisce il mercato, tutti i cittadini rimangono esterrefatti da quello che viene lasciato al mercato. Ecco, pensate questo, che quando un rifiuto cade per terra, alla fine viene portato in discarica come indifferenziata e al cittadino costa un sacco di soldi smaltirlo. Quando in realtà oggi un rifiuto come la plastica o la carta potrebbe essere una risorsa per la nostra città. Penso che sia un gesto di civiltà, insomma, lasciare il banco, l'area un po' migliore rispetto a quello che uno l'ha trovata, oltre a essere una prescrizione delle ordinanze comunali. Per cui questo è un segno di avvertire i nuovi commercianti, dopodiché ognuno si adeguerà. La superficie occupata e quella immediatamente limitrofa, riporta ASMIO, dovranno essere libere da ogni rifiuto, materiale proveniente e conseguente all'attività commerciale. Tutti i rifiuti prodotti, continua, tranne il cartone di rifiuti ingombranti, dovranno essere immessi in sacchi di colore nero, ben chiusi e posizionati ai margini della sede stradale. Il cartone, prosegue, dopo essere stato liberato da qualunque materiale estraneo, dovrà essere ridotto di volume, schiacciato, piegato e collocato a fianco dei sacchi succitati, conclude, per essere successivamente avviato al riutilizzo. Il Consiglio regionale Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali è convocato il giorno 12 ottobre alle 10 al Palazzo Ducale di Massa, nella Sala della Resistenza. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, seguirà un corso di formazione ed aggiornamento professionale dal titolo Deposito, Prezzo e Conformità Urbanistica, con la partecipazione del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti della Spezia e Massa, oltre alla partecipazione del Collegio dei Geometri di Massa e Carrara. Io non rischio. Arriva a Massa la campagna nazionale per le buone pratiche di protezione civile. L'appuntamento per sabato 13 e domenica 14 ottobre in Piazza Aranci e a Palazzo Ducale a Massa, dove saranno organizzati punti informativi per scoprire cosa ciascuno di noi può fare per ridurre il rischio.
Io non rischio il nome della campagna nazionale per le buone pratiche di protezione civile che si terrà anche in provincia di Massa Carrara sabato 13 e domenica 14 ottobre in Piazza Aranci a Palazzo Duca La Massa dalle 10 alle 19. L'iniziativa in programma Massa è portata avanti grazie alla collaborazione tra Prefettura di Massa Carrara, Provincia di Massa Carrara, Comune di Massa, Misericordia San Francesco Massa e VAB Massa. L'evento è stato presentato nel corso di una conferenza stampa questa mattina nella sala operativa provinciale della Protezione Civile, alla presenza del prefetto di Massa Carrara Paolo D'Attilio, il vicepresidente della provincia di Massa Carrara Paolo Grassi, l'assessore alla Protezione Civile del Comune di Massa Marco Guidi, il dirigente della Protezione Civile Provinciale Stefano Michela, Ornella Pucci di Misericordia San Francesco Massa e Valeria Santobianchi VAB Massa. Il 13 e 14 ottobre volontari di Protezione Civile allestiranno punti informativi e non rischio nelle principali piazze italiane per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i propri concittadini sul rischio sismico, sul rischio alluvione e sul maremoto. Il momento più importante di questa iniziativa giunta all'ottava edizione sarà l'incontro in piazza tra i volontari formati e la cittadinanza. A Massa in particolare l'allestimento predisposto da Misericordia San Francesco Massa e VAB Massa prevede in piazza Aranci, davanti all'ingresso di Palazzo Ducale, due gazebo informativi, uno per ogni rischio, quello di terremoto e di alluvione. Saranno forniti dei pliant informativi e sarà possibile trovare volontari comunicatori per ogni rischio. All'interno del cortile, nell'angolo lato mare, informano i volontari, sarà montata una tenda pneumatica della Misericordia allestita con brandine e sacchi a pelo. Sotto il loggiato invece le due linee del tempo, una per i terremoti e una per le alluvioni e le carte tematiche. Nella grotta di Nettuno ci sarà una sala proiezione dove si potranno visionare filmati con foto di eventi locali, slide con info su cosa fare prima e durante un evento calamitoso e video promo del Dipartimento di Protezione Civile sulla manifestazione. Nell'atrio del Comune di Massa, al monitor ufficio relazioni con il pubblico, saranno proiettati gli stessi video con l'invito a recarsi a Palazzo Ducale. In tutto l'edizione 2018 coinvolgerà oltre 3.400 volontari appartenenti a 532 realtà associative tra sezioni locali delle organizzazioni nazionali di volontariato, gruppi comunali e associazioni locali di tutte le regioni d'Italia. La direzione di Zona Apuana informa la cittadinanza che per lavori in corso sabato 13 ottobre a partire dalle 14.30 e per circa due ore sarà tolta l'alimentazione elettrica al distretto di Carrara per permettere l'adeguamento del quadro elettrico al montaggio del nuovo mammografo. La direzione si scusa per possibili ed eventuali disagi. Ci fermiamo qualche istante per la pubblicità, ma restate con noi per altre notizie. A tra poco. Finalmente basta irritazioni o arrossamenti. Asciuttissimi, assorbenza e cura del corpo nati dalla ricerca Made in Italy. Pannolini ipoallergenici senza derivati da petrolio o lattice. Massima assorbenza e comfort a prezzi di fabbrica. Proteggi in sicurezza. La nostra cura è prenderci cura di voi. Asciuttissimi. Vendita diretta pannolini e pannoloni a Marina di Carrara. In via Lunense 30 bis, di fronte all'Istituto Magistrale. Consegna a domicilio. Telefono 0585 63 41 31. Da Brico Center siamo talmente avanti che pensiamo già all'inverno. Iniziamo stufe a legna, stufe a pellet e poi stufe a petrolio e stufe a biotanolo. Te che vuoi essere previdente, fai la scorta del pellet. E non finisce qui! Tantissime altre offerte su misura per te! L'estate è finita, ma la voglia di stare insieme no! Dall'11 al 14 ottobre la pubblica assistenza di Carrara vi aspetta tutte le sere presso i locali della Casa del Popolo di Sorgnano per la sagra del fungo e della polenta fritta. Domenica aperti anche a pranzo. Prelibatezze di stagione come tagliatelle e funghi, funghi fritti e trifolati con polenta, scaluppine e porcini, cinghiale con polenta e molto altro vi faranno rivivere la magia dell'autunno. Dall'11 al 14 ottobre, sagra del fungo e della polenta fritta a Sorgnano di Carrara. Domenica 7 ottobre, la funga lunga by night, trekking notturno in mezzo alla natura.
ora scopriamo insieme a chi facciamo gli auguri questa sera. Grande successo per la Quintana Cibea, la rievocazione storica della giostra cavallesca che ha visto trionfare il cavaliere Giacomo Poli Barberis del Borgo dell'Arancio. Grande successo per la 29esima rievocazione storica della giostra cavalleresca della Quintana Cibea che come ogni anno ha fatto rivivere la posa della prima pietra della città di Massa avvenuta il 10 giugno 1557. Dame, cavalieri, sbandieratori e figuranti sono partiti in corteo da Piazza Liberazione per raggiungere il Parco degli Ulivi e al corteo si sono aggregati anche bambini della scuola parificata delle Grazie. Dopo la sfilata storica ha avuto inizio il tanto atteso spettacolo con le tre manche a disposizione dei cinque cavalieri in gara, ciascuno rappresentante di uno dei cinque borghi storici della città di Massa. Nella cosiddetta giostra degli anelli, i cavalieri devono infilare nella propria lancia, nel minor tempo possibile, il maggior numero di anelli, una pratica riproposta da molti tornei cavallereschi italiani e rappresentata fedelmente dalla Quintana Cibea. A trionfare Giacomo Poli Barberis, detto principe e rappresentante del Borgo dell'Arancio, su cavalla Letic Tari. Al secondo posto Giovanni Arquint, detto Sceicco, per il Borgo della Montagna, su cavalla Gabira. Al terzo posto si è qualificato Sergio Cosci, detto Saracino, per il Borgo del Centro Storico, su cavalla Stella Grace Crystal. Al quarto posto Nicola Radicchi, detto Fulmine, per il Borgo della Mimosa, su cavallo Sam. Al quinto posto Giulia Pianetti, detta Grifone, per il Borgo del Mare, su cavallo Magic Montana Nick. Si è concluso a Carrara il restauro de Il Messaggero, l'opera in piazza 2 giugno dello scultore Carlo Sergio Signori. L'intervento di ripulitura è stato donato alla città da una coppia, Fabrizio Geloni e Maresa Pucci, che ha deciso di festeggiare le nozze d'oro facendo questo regalo ai loro concittadini. Hanno compiuto un gesto di straordinaria generosità che dimostra non solo un grande amore per la cultura e per la nostra città, ma anche un elevatissimo senso civico, ha dichiarato il sindaco Francesco De Pasquale, ringraziando nuovamente a nome di tutta l'amministrazione i due sposi. Pomeriggio dedicato alla coltivazione del bambù gigante a scopo alimentare e industriale, quello in programma per giovedì 11 ottobre all'Hotel Eden del Cinquale a Montignoso. Si tratta di una coltivazione innovativa e alternativa rivolto agli agricoltori e imprenditori. Seguiranno nel corso della giornata gli assaggi di germogli italiani. Gli organizzatori ricordano infine che l'evento è a entrata libera. E adesso vediamo che tempo farà nei prossimi giorni. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per mercoledì 10 ottobre. Cielo sereno o poco nuvoloso nelle prime ore del mattino, poi un leggero peggioramento dovuto a nuvolosità sparse dal pomeriggio. Temperature senza grosse variazioni, i venti soffiano deboli, il mare resta quasi calmo. Giovedì 11 ottobre. Tempo instabile per la giornata di giovedì con piogge sparse, ma con un aumento delle temperature. I venti sono moderati, il mare mosso. Tendenza ai giorni successivi. Nella giornata di venerdì ancora qualche residuo di maltempo per poi migliorare lungo l'arco del fine settimana, con un clima gradevole, venti deboli, mare poco mosso. Per ulteriori informazioni visitate il sito www.metapuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5, ti aspettiamo!
Non ci sono altre notizie, per questa sera io vi saluto, vi do appuntamento alle prossime edizioni del Telegiornale. Buona serata a tutti.